I've seen the heart of darkness. Let's just say I crossed over that line. Held hands with the hopeless. In too deep on that ride. Went around one more time. When you're standing on the edge, you don't sink. Sink. 10 anni punto luce. La vera grigliata. Questo diamo il benvenuto all'estate. Complimenti a Stefano Della Maggi. E tanti auguri dei suoi 10 anni. Dei suoi 10 anni. I used to ride with forgiveness. In that river of emotion, I went down a third time. I spent the night with the living. Took a chance, looked inside, didn't know who I'd find. Standing on the corner of hello and goodbye. All alone, it's there I've made up my mind. Yeah, I'm one step closer. With my arms open wide, yeah, I'm one step closer. And I'm willing to try. I'm sick of giving up. Come on with a little love. Cause you know, lo sai, cosa c'è stato tra di noi. Ancora un livido, ripercorro un lungo brivido, il mio cuore si è fermato per te. Amor così lontano lì, così vicino accanto a me, cos'è successo come mai, perché non siamo insieme noi. Sembra così come due strani, perché stasera tu non ridi di noi. Apri le braccia adesso, fatti sentire adesso, qui sul mio petto avanti, buttati. Andò in presso. Vieni Ambrese. Non mi abbandonare, andò. Andò, fa piccia pure che li parla là. Fate girare sul campo, pronto? Ciao. Oh. Per dire che l'amore non si passeggia, con tre capelli, un po' d'argento, li conosco, rischi di impazzire, di scoppiarti il cuore, perdere una donna, avere lasciami stare, rinnegare il cielo, rinnegare la salvate, tutti i sogni ancora in cuore. Le farò cadere ad uno, spezzerò le mani del destino, e ti amo vicino.
Ma sei chi stiamo da un Allora, è una cosa così, una cosa... Ma è ufficiale. Allora, fa una domanda ufficiale. 10 milioni di euro o 10 anni di attività? Allora, sta scritto là, guarda, girati, 10 anni di attività. 10 anni di milioni. 10 anni di attività, non di milioni. Ci vediamo dopo. Anche il sen e poi tu. Ce ne facciamo una canzoncina, sì. E poi tu. Vai. Un uovo a cappella, un po' a cappella, una canzoncina a cappella, vai, così. Senza musica, come sei parito, vai. Non si fare quello che si vuole. Allora non è il momento di fare questo qua. Rose rosso, di questa bellissima festa. Ho comprato stasera. Vabbè, c'è il piano bar, ascoltiamo il piano bar, vai. È tutto per te,
sempre a te vicino. Perciò ti prego, il mio amore è tutto per te. Mi si sta dicendo che ti parto. Ma si dietro, si dimesso con la gente. Siamo tutti i sindaci hanno chiesto le dimissioni di senatore Cipriano. Quello che mi chiede è dimesso. Un partito non sta. Questa settimana ciò che è successo, credo che questo sia. Sgoccioliamo, così non facciamo ingrassare le persone, ci facciamo mantenere una linea, li facciamo mantenere agili. Come sta andando? Sta andando ottimamente, un poco di pazienza per tutti, ma arriveremo alla fine. Vedi le donne come sono ucciluse.
Vedi come stanno urgellute? Che termine? Perché urgellute è brutto. Partita che ha perso un po' di verbo, un po' di vivacità. L'Italia che si è seduta, non è riuscita più a replicare alle offensive della squadra nata da Dick Advocaat. Ha pensato esclusivamente a controllare il gioco, poi c'è stato il gol. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un fondo, guardando l'acqua scura, quella dannata voglia di fare un lupo giù. Ad un tratto qualcuno le mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porto via dicendo inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, è meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, la
Thank you.
Una tufanina. Stefano, tutto quello che hai. Buona tufanina. Andava a zero. Oh, a zero, a zero, a zero. Non so, non faccio un guandato. Pure tu, una cosa leggera, leggera, a zero. Ormai. Una cosa leggera, leggera, a zero. A base originale, no? Quello che ghiaccia. Quello che ghiaccia. Stefano, adesso. Stefano, Napoli, Napoli.
tutto punto luce, grazie. Auguri fine a 10 anni, grazie. Adesso mi cani di tutto il tempo. Spugne! Spugne! Sono questi ragazzi che ancora ci vuol bene. Rice, Rice, malilingue, ciucciuettale, eccole là. Però non è grande gemellaggio con questa, lo sai? Hai fatto buttarlo fuori? Pronto? Facciamo? Ti figuri in perdita? S6? Buonasera. Io la metto al microfono. Senta cara Andrea, come la vedi questa serata? Come la vedete? Come? La scuola, tanto bella la scuola. Allora, come l'ha visto questa serata lei? Io? Una serata molto stupenda. L'ha passato bene? Io? Moltissimo, molto molto bene. Questa superlatività che ha... Lei come ha trascorso questa serata stasera? È stata una splendida festa. Le è piaciuta? Benissimo. Ha mangiato bene? Benissimo. Quindi è tutto ok. Salutiamo Pupia TV. Ciao Pupia. Buonasera ragazze, buonasera. Come avete trascorso questa bella serata? Meravigliosamente. Ecco qua. La signorina dice meravigliosamente, guarda. Sì, meravigliosamente. Ha mangiato bene? Molto bene. Quindi ci facciamo un saluto a Pupia TV insieme? Ciao Pupia. Ciao! Pupia! Ciao Pupia! Ok! Aspetta, vieni qua! Ha visto che è troppo bello! Ah, oh, guarda com'è bello questo qua! Chi si sta imbriaco? Guarda! Si è imbriaco, poi sgarra di... Ciao Peppe! Ciao Peppe, una persona seria! Ciao, buonasera, come stai? Tutto bene! Come ti ha scorso questa serata? Benissimo! Ti è piaciuta la serata? Sì, benissimo! Hai mangiato? Mi ha fatto un rambo! Hai mangiato? Sì, mangiamo. Molto bene. Molto bene, grazie. Ok. Allora, Pupia TV, ciao, saluto Pupia TV. Ciao Pupia TV, un bacio a tutti i fans. Ciao. E qua abbiamo proprio il colui che ha inoltrato questa bellissima serata. Ciao Pasquale. Ciao, buonasera a tutti. Com'è andata questa serata? Penso che dovete giudicare voi, io applicato vicino al lavoro ho potuto notare poco, però penso che problemi non ci dovrebbero essere. Sicuramente è andato tutto bene, perché tu sei veramente stasera hai donato a tutto il paese, non dico a tutto il paese proprio, però che hai aperto proprio le porte a tutti, quindi un grazie lo dobbiamo noi a te, quindi che sei stato veramente molto ospitale. Quindi facciamo un saluto a Pupia TV da Punto Luce. Pupia TV come al solito
sempre gentilissimo e sempre noi siamo onorati di averlo ogni volta che facciamo Pupia TV. Pupia TV. Forza Napoli. Senna, Senna, Senna. Qui abbiamo il nostro Senna e poi Torre. Ma molto poi, perché molto qua poi. C'è molto poi. Allora, senta, senta, scusa. Stiamo parlando seriamente, quindi facciamo un'intervista seria. Dimmi. Stefano, sei pronto? Ok. Stefano. Allora. Senatore. Parlami. Senna e poi Torre. Molto poi. E poi tu. Ascolta, com'è andata questa serata? E su quali punti vuoi essere delucidato? No, ma su tutti i punti. Su tutti, punti, su tutti i punti della serata, no? È stata una piacevole serata? È stata una magnifica serata. Magnifica? Magnifica serata. Ci siamo divertiti. Non solo che ci siamo divertiti, c'è anche stata anche tanta roba da mangiare. E tu hai cantato pure? E qualche volta ho cantato pure. Qualche volta? Tu hai cantato spesso? Molto spesso stasera. E senti un po' che fa Senna e poi tu, sempre con. Facciamo un salutino alla nostra Pupia. E poi TV, ok? No, io dico Pupia. Un salutino alla Pupia e anche al. A chi? No, ma hai 10 punto luce, anni. Ma punto luce. Siamo rovinati. Ma punto luce. 10 anni di punto luce. Noi già abbiamo intervistato. No, dobbiamo dare un prosieguo a questo. Altri, punto altri 10 anni e basta. 10 anni. Anni, che diamo? Ti cercherà un occhio. 100 a 10 anni, anni punto luce, sempre festeggiando. Allora gli diamo, quanti anni ci diamo? Quanti gli diamo? Più di 100, sempre festeggiando, 100 anni sempre festeggiando. Ok, hai capito? Allora appunto lui. Poi a te, non so. Vabbè, vediamo, poi vediamo. Senti, Senna, facciamo una canzone a cappella, così gli dedichiamo a tutti gli amici ascoltatori di Pupia. Ma questo è proprio pazzo. Io gli dici, no, la cappella, a cappella, una canzone a cappella, capito? E non vedi che... No, allora dedichiamo una canzone a Pupia TV a cappella, vai. E che gli vogliamo dedicare? Che ci possiamo mangiare? Rose Russo. Vai. Quelle rosse, sempre rosse, non vanno bene. A me piacciono, non vanno dai. Bene. Vai, rosse rosse. Diciamo così, pensa. Facciamo così, diciamo. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille, ce la fa. Ma che bravo! Ma però mi sembra che qui c'è un. Aspetta però. Qua mi sembra che c'è un pizzico di ironia. Come sarebbe? C'è un secondo senso. Dimmi. C'è un secondo senso su questa canzone che hai cantato adesso, dai. Quale secondo senso? A cosa alludevi quando cantavi questa canzone? Perché uno su mille ce la fa. Uno su mille ce la fa. Gli altri rimangono indietro. Allora tutti amici, sindaci. Salutiamo. Amici salutiamo nostri. L'amico. Amico di Stefano, Pupia. Stefano di Pupia. Salutiamo gli amici allora, dietro Pupia. Dietro Pupia, diciamo ciao Pupia. E anche e poi TV. E poi TV, ecco. Fatta. Allora, dillo tu. Pupia e poi TV, vai. Pupia e poi TV. Ok. Buonasera. E qui ci abbiamo anche il nostro Stefano, guarda. Ciao Stefano. Una cosa, distratto. Scusaci tu. Allora, sì. Questa serata com'è andata? Benissimo. Io penso benissimo. Sono diciamo quello che l'ha organizzato. È normale. Quindi io dico per forza che è andato bene. Ve lo dovete dire voi come è andato. Io ho visto la gente che è molto soddisfatta e molto contenta di questa serata. Quindi io credo che è stata proprio una bellissima serata. I primi sono arrivati anche i secondi. Due primi, tre secondi, quattro panini. E c'è una torta grande. La torta l'hai vista, Pasquale? Molto bella, l'abbiamo anche ripresa. Okay, un'altra cosa importante, dibbi. Questo è molto importante, dibbi. Sul fattore sportivo, calcistico. Sì. Come vedi questo Napoli? Bagnato. Secondo me serio. Hai fatto una domanda all'interista sbagliato. Bravo, approva la persona meno adatta. E vabbè, per comunque... due motivi. Puro perché sei interista. Ok, vediamo questa persona qua che dice il Napoli non fa niente. Lei di cosa è tifoso? Di quale squadra è tifoso? Di nessuna squadra. Allora, quindi come può dire certe cose? Non è tifoso. Allora, il signore qui è tifoso? Sì. Tifoso? Ma tifoso? Dalle donne. Tifoso? Sì, dalle donne. No, di squadre parliamo. No, di squadre non interessa a me. Sicuro? No, i femmine lo devo dire. Tifoso delle donne? Dalle donne. Tifoso? Tifoso delle donne? Delle donne. Delle donne, avete sentito? Guardatelo. Delle donne!
Andiamo, vieni, Puppi. Ciao Andrea. C'è anche Andrea qua, con Stefano, c'è anche Andrea. Io sono un tifoso del Napoli. Ti faccio vedere il biglietto della finale Napoli-Juventus. Fagli vedere a quell'interista che è passato, vai. Ci dovrebbe essere ancora. Guarda qua, mostra. Per vedere. Coppa Italia, vinta dal Napoli. Tribuna Tevere. Sei andato anche sul Tevere. Bravissimo Andrea. Grande vittoria? No, grande vittoria a tutti quelli che vanno, cioè quei napoletani che tifano contro il Napoli e sono juventini. Alla faccia vostra. Bravissimo Andrea, bravissimo, forza Napoli sempre. E questi mascalzoni invidiosi. Andiamo. Facciamola questa signora. No, solo una cosa semplice. No. Parliamo normale, da paesani. Come è trascorso questa serata? Buono. Magnificamente. Guarda la signora come dice, guarda, vieni qua. Com'è stata questa serata? Magnificamente. Molto bella, non Stefano. Non perché è mio nipote, però è un signore. Di grazie. Di quindi lo ringraziamo. Certo. E ringraziamo pure Pupia TV, vai. TV. Ringraziamo a Pupa TV che bravissima, vai. È stato presente stasera. Va benissimo. Bene. Allora adesso abbiamo con noi Mario Bellafonte. Eccolo qui. Una bella Macedonia. Uè, che gentile, guarda che gentile questo ragazzo. Tu è tutto a posto? La serata com'è andata? A me è andato molto. Senti, tu alle spalle c'è un interista, ti fa piacere? Anche se un interista è sempre un amico. Vabbè, questo non c'è dubbio. Noi siamo amici da piccoli, figurati. Però dico interista, non fa niente. Siamo avversari sportivi, però ognuno c'è i suoi difetti. Il microfono posso mettere anche qua. Sono sportivo. E invece lei è tifoso di? Napoli, forza Napoli! Napoli. Guarda come abbraccia il cuore Napoli. È meno male, lui ama i nostri colori, lui ama. Andiamo, vieni. Assunta, vieni qua, prendiamo Assunta. Buonasera Assunta, vieni qua, non scappare. Ma dove scappa? E ne è scappato. Questo mi butta sotto qua. E me la vede pure chi lui. Oh, un marziano, vieni con me. Stefano, vieni, guarda che trio. No, non mi interessa l'intervista. Guarda che trio, Stefano, guarda qua. Allora, la prima domanda la faccio al signor Antimo. Com'è stata questa serata? Bellissima, una serata così non la ricordo da anni a Cresignano. Addirittura si è detto che, ironicamente... Dillo! Una festa così si è vista quando Valina ha festeggiato il miliardo di lire. Qua ci vuole un mediatore. Ah, quindi qui c'è il Duti che si è festeggiato un milione di euro. Ah, un miliardo. 10 anni di attività. Ma per una questione che è questo è un momento storico, sta la finanza in giro. Ma sono 10 milioni di euro. Ammazzo! E la sorpresa, poi mi ha svelato il segreto, ma comunque. A noi interessa comunque tu ti sei divertito, hai mangiato bene, no? No, sono stato benissimo e con Stefano, insomma. Ma è meglio avere un amico ricco che disperato. Questo è importante. No, anche perché disperati ce ne siamo già tanti. Alla voglia, vieni! Andiamo a prendere Carol, vieni con me. Carol, vieni qua. Ecco qua, c'è Pasquale, Pasqui. Mamma mia, questo non si fa riprendere. C'è Antonio. Pasquale si vergogna. Ma Pasquale chi è Pasquale? Pasquale è uomo. Pasquale è uomo da litigare. No, Pasquale è uomo da litigare. Prende solo sigarette, guarda. Vieni qua. Dai, cosa fai? Sto aprendo un'altra scatola di Macedonia. Ma la mangi tu? No, lo sto distribuendo ancora quelle lavori. Bravo, ma questo è molto bravo, se lo messo. Antonio, fermati. Lascia stare. No, solo una cosa, Antonio. Lascia stare. Siccome tu sei molto alto, sì. Vogliamo solo sapere una cosa. Hai mangiato bene stasera? Benissimo. È stato molto buono. E complessivamente com'è stata la serata? Ottima, eccellente. Anzi. Un'altra cosa ancora, Antonio. Sì. Sei tifoso di qualche squadra? Certo, del Napoli. Mio. Ah, forza Napoli allora. Certo, sempre. Ok, no, perché tu c'hai un parente che è interista. Lo so, lo dice anche mio fratello in teoria. Pure tuo fratello, sì. Stato da lui. E tu non puoi fare niente? Ecco qua, c'è Stefano. Qua c'è una politica. Ce l'abbiamo fatta. Ah, questo è importante. Dimmi. Cosa c'è qua? Che la riunione politica qua. Questa è una riunione politica. Ma oggi stiamo raccontando barzellette.
No, io credo di no, perché se loro sono amici di vecchio stampo, quindi proprio vecchia là, sì, vecchio stampo proprio. Stampo. Perché? Ti spiego il perché. Il signor Arti, qui presente, Arti. Poi c'è il signor Antimo. Sono due amici di vecchia data, quindi la politica qua non ne ma esiste. Ma neanche ora! Dove stai? Cioè, sei un mio zio! Come ora? È lo poi... zio! L'hai detto bene! Ora è poi zio! Ciao ora! Come la vedi questa serata? Bellissima, grazie! E questo duo? No, sono entrambi amici molto cari. Ah, quindi voi siete un trio di amici? Sì, di vecchio stampo, come dicevi tu. E dietro di noi ci abbiamo pure il cuoco. Che bella parola, cuoco. Il cuoco. Il cuoco. Io mi sposerei cuoco, io. A me piace, non so a lei, ma a me piace. Cuoco. Io stasera, ho avuto due baci soltanto da due maschietti. Avrei preferito che qualche femmina mi desse qualche bacio. Costa pure un cantante qua che mi ha sposato. Comunque io accetto proposte da tutti. Da maschio e femmina l'accetto sempre. Ah, sempre. Questo è un fatto molto molto molto. Mi sono veramente dichiarato. Ok, mi sono dichiarato. Sì, è dichiarato proprio? È dichiarato a 100%. E lei è? Son me. Però eh? Me stesso. No, io dico sessualmente parlando. Sessualmente lei... parlando, sono me stesso. Allora. Lei deve, ha detto io mi sono dichiarato. Ma quindi deve dire cosa. Il mamma coppa pubblica. Sì, tutti lo devono sapere. Tutti e allora. Mondo. Stefano riprendi. Ebbene sì, sono me stesso. Quindi, lei è? È un qualcosa, ma di più. Sono meste andiamo anche là. Sì, sì, sì. Aglio, questa è una cosa importante. No, questa è una cosa importante. Lei è un presidente dell'associazione socioculturale Sant'Andrea. Bravo! Bravo! Ok. Allora Stefano, mi senti? Andiamo oltre. Dove? Oltre, oltre, dove? Siccome Becchi facciamo una cosa, allora dai. Io so che lei è il, diciamo, il presidente della... No, 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 Andrea, devi ascoltare pure tu. Lei è il presidente dell'associazione Sant'Andrea, giusto? Sì, sono il presidente dell'associazione socio Sant'Andrea. Fortunatamente perché io sono vicepresidente, perché però aspetta, aspetta, guarda, guarda prima qua. L'ho addolcito. Ma queste addolcificazioni a me non piacciono, a me. Ma tu hai visto chi è? Andi me! No, io non sapevo. Non sapevo. Non sapevo. E qui c'è anche il Senna, vedi? Questo senatore spunta sempre. Allora siamo rimasti, eh? Allora siamo rimasti che questa serata non è che l'associazione Socio Sant'Andrea ha partecipato a questo evento. A questo evento. Ho partecipato sì, personalmente a questo evento, quindi ho dato il mio contributo a livello di arte culinaria. Un'arte culinaria. Culinaria? Culinaria. Ma se ci va quello che ci arrivo io? Allora, sappiamo che stasera comunque Punto Luce, nonché Pasquale e Stefano, hanno festeggiato i 10 milioni di euro guadagnati in questo decennio. Quindi la percentuale sua. Cuore. È il 10% ovviamente. E quindi scusa, sono circa un... Sono circa 100.000. Quanto è? Ma lei... Ma quanto si può questa sera? 100.000 euro. Quanto è un 10% di 10 milioni di euro? 100.000, 100.000. Sono 100... quindi non ho sbagliato. Un milione di euro. Un milione di euro. Allora stasera sono ricco. Bravo. Adesso stasera vado a dormire su quattro metto la guancia su quattro cuscini perché ho guadagnato un milione di euro. Bravo. Quindi di euro. Quindi devi festeggiare anche tu. Allora festeggeremo anche il mio milione di euro. Bravo. Però noi pulim a sord, cioè noi vogliamo. E allora molai. Allora se voi mi fate una grande pubblicità vi darò sicuramente il mio. Ma lei di cosa si occupa? Scusi. Io mi occupo di festeggiamenti. Catering.
Catering se si chiamano Caterina, Cutring se si chiamano Uterina. Catering lo fa lei? Catering se si chiamano Caterina. Occhial. 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 Un bacio a Pupia, anzi bacio no, troppo che bacio. Un bacio che bacio. Niente bacio, niente bacio. Un abbraccio. Un saluto a Pupia bacio e troppo. Tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Ciao. Ciao.